Lei accoglie i visitatori in questo borgo unico al mondo, si definisce libero. Abusivo e speciale. Perché questo? Perché in questi, non solo in questo, quando si viene in queste zone si trovano solo divieti e si passa abusivamente, perché sennò deve andare a fare un giro non indifferente. Allora qua non si sono preoccupati di fare una buona strada e andare al mare in 20 minuti. Le strade sono tutte dissestate, tutte che non c'è stata cura, non c'è stata da parte degli enti la consapevolezza di fare qualcosa di utile al territorio, in sostanza. Questo paese negli anni 80 non era sulla carta topografica. L'82 è stata chiamata la soprintendenza, quando è arrivata in questo contesto l'ha chiamata la Pompei del Novecento. E là per là gli è venuto da dire che dobbiamo fare qualcosa. Poi si fa leggere le carte, qua ci sono delle ordinanze del 1902-1908 che l'hanno inserito nei paesi franosi, ma la zona bassa del paese era fatiscente perché erano ricoveri, poi c'era una zona chiamata Lontaro, le acque si putrefacevano, ogni tanto c'era la malaria, e da questo Londra, questa legge nazionale, il genio civile stanziò 140.000 lire nel 1908. Così pensare di non mettere mano in quella zona, di fare un perimetro nuovo direttamente, che era molto più pratico in sostanza. Così nasce Roscigno Nuovo dal 1908 in poi. E qui è rimasto abbandonato e a se stesso, perché l'82 si bastava fare un comodato soprintendenza comune e privato, perché qua gli edifici sono intestati ancora al primo proprietario del 1700. A 40 km c'è il mare, poi Certose, grotte di Pertose, grotte di Casagive, c'è un ben di Dio, c'è una cultura dei beni culturali che sono una cosa spaventosa, però manca la cosa essenziale, manca la cultura dei beni. Lei rimane l'ultimo abitante di Roscigno? Io sono il primo del terzo millennio, sempre abusivo, libero e speciale.